Volevo dire che non mi piace tanto parlare delle mie cose personali perché sono un po' gelosa, però parlare dell'esperienza di fede, siccome è stata talmente bella, è un cammino talmente bello, che allora ne parlo volentieri. Io vorrei partire dalla famiglia, perché la famiglia è la culla della fede. È lì dove noi abbiamo cominciato a respirare e a assaporare la fede. Mi ricordo che io, essendo la terza di 11, vedevo sempre la mamma che fasciava i miei fratellini. Una volta si fasciavano i fratellini, i bimbi. Adesso mettono il pannolino e via dicendo. E dopo, finita la fasciatura, tracciava sempre il segno di croce sul bambino. Guarda che è una cosa grande, perché il segno di croce racchiude proprio i due misteri principali della fede. Ecco, quando già lei ci metteva la fede dentro, l'avevamo già ricevuta dal battesimo naturalmente, ma a nostra insaputa. E a me piaceva tanto stare lì a guardare quando lei fasciava. Guarda quanti ne ho visti dopo di me, essendo la terza, ce n'erano altri 8. E tutti i giorni cercavo di essere lì vicino per vedere, perché mi ciò che poi io ho fatto con i miei. E penso che questa tradizione sia finita dopo, non si è più continuata tanto così. Poi la fede lei ce l'ha trasmessa sempre gradualmente. Quando avevamo qualche, vedevo che quando avevano quei 7-8 mesi cominciava a far mandare il bacio qua della Madonna e mandi il bacio alla Madonna. Più grandicelli cominciava ad insegnarci le preghiere, l'angelo di Dio prima di tutto, l'angelo custode. E poi aggiungeva quelli più grandi sempre, il Padre Ave Gloria, e man mano che si cresceva aggiungeva l'atto di fede, di speranza, di carità, l'atto di dolore e le virtù principali della fede, il credo, tutto, tutto. Quando si andava a scuola il catechismo sapevamo tutte le preghiere, era bello. E poi crescendo, so che a 5 anni mi ha iscritto nell'Azione Cattolica. E allora lì c'era un'altra vita, no? Di incontri. E ricordo che ai nostri tempi, quando eravamo bambini, gli incontri, il catechismo si svolgeva tutto di domenica. Allora la domenica noi crescendo eravamo sempre in chiesa, ti dico, perché facendo parte anche del coro, la messa delle 8, c'erano diverse messe qui in San Savino, questa è la mia parrocchia dove sono nata, alle 6 del mattino, alle 8, alle 11, non c'era quella vespertina perché è saltata fuori, mi sa, dopo il concilio, prima no. E allora noi si andava alle 8 per cantare, si andava alle 11 ancora perché di solito era la messa cantata, perché quella delle 8 era la messa parrocchiale, alle 11 la messa grande, diciamo. Allora, quasi tutte le domeniche si cantava messa degli angeli. Nelle grandi solennità avevamo qui come maestro del coro, maestro Zanabboni, cantavamo la messa del Perosi, 4-5 voci. Poi le due eravamo già qui perché, essendo poi, adesso ti parlo quando sono cresciuta, essendo delegata delle Beniamine, Nazione Cattolica, c'era la riunione delle bambine, alle 2:30 c'era il catechismo, alle 4 si cantava il Vespro. Terminato il Vespro. Terminato il Vespro, si andava alla nostra riunione di grandi, delle effettive. Tutta la domenica era per il Signore. Crescendo poi, quando eravamo responsabili, allora si usciva anche la sera per le prove di canto, per i consigli e via dicendo. Però tutto concentrato lì. Poi tutte le mattine si andava a messa, la messa quotidiana. Prima di andare a scuola si veniva alla messa delle 7. Quando dovevamo
cantare l'ufficio funebre, alle sei eravamo già in chiesa, d'inverno chiesa gelida, e poi si correva a casa e via a scuola, tutte le mattine, perché era bello venire ad attingere forza, per poi poter fare, quando ti chiedevano qualche cosa, eri pronto per dire sì. E ti dava la forza anche quando dovevi rinunciare. Questo Signore che tu ricevevi, che tu avevi lì, ti dava proprio la forza. Era bello. E adesso che a volte c'è da fare delle rinunce, è un po' costoso. Ad esempio, quando ti chiedono di fare, sono un po' impegnata adesso, allora non posso andare. Penso di andare il pomeriggio, la sera, invece c'è da fare la nonna. E allora devi rinunciare, ma ti costa. Ti costa. Oltre alla messa quotidiana, noi avevamo la meditazione quotidiana, avevamo il ritiro spirituale. Meditazione, tutto era concentrato lì, tutto era per il Signore e ti sei arricchita dentro, ma tanto, tanto. Forse erano tempi che c'erano anche meno distrazioni, no? Non c'era di programmare per i viaggi, per gli weekend. E allora il tutto si concentrava qui, nella chiesa. Dopo avevamo anche il tempo per fare una partita a pallavolo o a palla prigioniera in cortile qui, perché siamo cresciuti qui. Ed era bello, è stata una bella esperienza, forte. Da quando abito qui, io vedo il cortile delle suore scalabriniane, che allora era il cortile dell'asilo che ho frequentato. E allora ricordo anche il tempo trascorso nel cortile lì, con le suore. C'erano allora le suore di Sant'Anna, non le scalabriniane. Mi ricordo quando guardo, ci facevano girare, fare il cerchio e far cantare. Ci facevano cantare. Noi siamo piccoli ma cresceremo, sempre ameremo il Dio e la virtù. Sempre ameremo. La croce in spalla, la spada in mano, questa è la strada che guida il cielo. Fin da allora, eh? E allora? Vedo la scuola, allora ricordo la maestra, severissima, perché siamo cresciuti con tanta severità in casa, a scuola, in chiesa. Erano sempre no, però ti hanno messo su un binario sicuro, binario che ti porta lontano. Quel binario che e ti ha dato quella forza che sei sempre pronta un po' per dare agli altri quando ti viene chiesto. Adesso degli anni ne ho, ne ho tanti. E comincia a pesarmi un po' perché ti chiedono, siccome sei in pensione, allora ti chiedono, puoi fare questo, puoi fare quest'altro, è vero? E allora si dice sì, perché questo che tu hai dentro ti dà la forza di dire sempre sì. Forse non te ne accorgi, potresti fare sì,
Rifacendomi al Vangelo della seconda domenica di Quaresima, della trasfigurazione sul Monte Tabor, mi ha colpito le parole di Pietro quando ha detto: ma com'è bello rimanere qui, devo piantare la tenda. E dico: sì, è bello rimanere così. Io quando sono in montagna, a Ferriere, e sono al terzo piano, dopo una giornata, perché anche quando si va in vacanza non è che si riposi, di lavoro, quando c'è silenzio, quando prima di coricarmi vado sul balcone dietro dove passa il torrente, c'è un silenzio di tomba, senti solo l'acqua che scorre fra i sassi e vedi un cielo trapunto di stelle, che è meraviglioso. Tenersi là al silenzio e contemplare questa natura, questa potenza di Dio, ti senti trasportata e dici: ma che bello poter rimanere qui. È bellissimo perché ti senti proprio vicino al Signore, sei là in alto, quasi lo tocchi. Ed è bello, tanto bello, e ti dà la forza. Quindi: ma quanto sei grande, Signore, immensità. Vedi la potenza, la grandezza e la bontà del Signore. Poi te la trasmetti dentro, che poi tu la devi dare agli altri.